Io farei attenzione a definire matti e folli coloro i quali vedono oltre. Ne abbiamo pieni libri di storia, di quelle persone che hanno visto ciò che gli altri non vedevano ed erano considerati folli. Ancora oggi stiamo toccando con mano quella follia che è stata attribuita a qualcuno che oggi non c'è più, ma che basta ritornare a quegli anni per capire oggi quanta verità c'era in quella follia. Alla prossima! Sì, prego, si accomodi. Ah, sono così felice che mi abbia chiamato. Mansky, Dennis Mansky. Richard Martin. E questo è un NDR 114. Bene, ho ricevuto il suo messaggio, ma che cosa fa esattamente? Quello che mi interessa è che mostra una serie di caratteristiche come creatività, curiosità, amicizia, che francamente ci hanno colto di sorpresa. Andrew. Sì, Dennis. Socievole per giunta. Vorrei mostrarle una cosa, se mi permette. Dunque, Andrew ha intagliato queste. Sono opere d'arte originali. E ieri sera Andrew ha detto: mi sono divertito a farle. Divertito. Sì. Uno non deve usare quella parola. No, no, va benissimo, Andrew. Capisce, è piuttosto insolito sentire che un robot si diverte a fare qualcosa. Quello che vorrei sapere è: molti altri dei vostri robot hanno dei sentimenti come questo? Potrebbe essere un problema delle reti. Allora, cosa vuole? Un rimborso o una sostituzione? No, niente, volevo solo vedere la sua reazione a Andrew, sapere che cosa ne pensa. È unico, lei non trova? Direi che è un'anomalia. Nessuna sostituzione, nessun rimborso. Insomma, quanto vuole? È soltanto un elettrodomestico. Beh, ovviamente lei si renderà conto che se si viene a sapere dovremo ritirare tutta la linea. Noi entriamo nelle case, signore, con i bambini. Se davvero fa quello che lei dice, potrebbe anche dare in escandescenze. Uno non ha i requisiti perché esca dalle scienze.